Pace e bene. Carissimi fratelli e sorelle, benvenuti a Nazareth. Ormai siete di casa, qui nella casa di Maria. L'appuntamento quotidiano è diventato familiarità. Sì, il più bel frutto della devozione mariana è la familiarità. E Maria è regina della famiglia, della sacra famiglia, della famiglia della Chiesa e delle chiese e delle comunità cristiane, della famiglia dei popoli. Anche i fratelli musulmani sono devoti a Maria. È regina della famiglia di ciascuno di noi. La prima orazione liturgica della Sacra Famiglia rivolge a Dio il nostro ringraziamento per averci dato nella Santa Famiglia un vero modello di vita. Quale modello? Un padre putativo, una madre sempre vergine, un figlio antico di giorni. Come possiamo modellarci a loro? In quale specchio riflettevano la loro immagine, sì che anche noi possiamo specchiarci e diventare come loro? Con quale filo era imbastito la trama dei loro giorni, intrecciati i rapporti così singolari tra loro? Qual è il filo dei loro discorsi? Qual è il battito all'unisono del loro cuore? Sì, in quella famiglia Dio era al primo posto, colui che aveva l'ultima parola. Cercato si lasciava trovare, ubbidito creava libertà, assecondato trovava collaboratori pieni di iniziativa. Dio in quella famiglia era il padre di tutti e partecipava alla sua paternità a San Giuseppe, uomo giusto, alle sue premure fatte di attenzione alla donna, di tutela della maternità fin dal suo primo apparire nel grembo, di professionalità e onestà nel lavoro, di coraggio nelle scelte indotte dai prevaricatori del suo tempo, vedi censimento, migrazione, di fedeltà alla sua donna, di osservanza alla legge divina e di pratica assidua alle feste liturgiche sino al suo pellegrinaggio annuale a Gerusalemme. Ma Dio partecipava alla sua paternità anche a Maria, che avverte di essere madre del suo unico figlio, il quale l'apostrofò: «Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Ma ella rispose ai servi: «Qualsiasi cosa vi dirà, fatela», anticipando al figlio l'ora che il padre stava preparando per lui. Infine, Dio partecipava alla sua paternità al figlio facendo udire la sua voce dalla nube nel giorno del battesimo, nel punto più basso del Giordano e sul monte più alto della Trasfigurazione, nelle sue lunghe notti di preghiera e in ogni sua opera durante il giorno. Il segreto della famiglia di Nazareth, il modello da imitare, è avere Dio per Padre. Vorrei che ci dessimo appuntamento ancora qui a domani, concludendo il nostro collegamento di oggi con la benedizione del Padre. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.